ferry boat pieno al lido, si rifiuta di imbarcare un bimbo che deve subire un trapianto. La polizia interviene e fa imbarcare il piccolo. Video shock diffuso dalla polizia su un'efferata rapina subita da una settantenne. L'uomo già in carcere ora è accusato di decine di colpi simili eseguiti a Venezia e a Mestre. Commerciante Mestrino racconta in un libro le avventure vissute ballando la salsa in cerca dell'anima gemella. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura una notizia a lieto fine. Al Lido un bimbo di 3 anni in attesa di trapianto stava per perdere il volo della salvezza a causa delle lunghe file ai ferry boat del Lido e alla mancanza appunto di prenotazione per l'imbarco. L'intervento di una volante della polizia ha sbloccato la situazione. Erano le 14:20 di lunedì 8 settembre. Il papà del bimbo ha chiamato la questura per vincere il rifiuto posto dal personale CTV di farlo salire nonostante non avesse prenotato. L'uomo si era trovato davanti una coda imprevista, alimentata anche dai camion con gli impianti della mostra del cinema ormai smobilitata. Subito è stata mandata sul posto una volante. In particolare l'uomo ha spiegato ai poliziotti che il proprio figlio di 3 anni, affetto da una grave malformazione cardiaca e già portatore di bypass ventricolare, era in attesa di subire un trapianto di cuore e polmoni in una clinica londinese ed aveva quindi urgenza di recarsi all'aeroporto per imbarcarsi per il primo volo disponibile. La polizia si è rivolta al funzionario di turno e l'uomo ha potuto raggiungere l'aeroporto in tempo. Ed ora vi mostreremo un video raccapricciante che riprende una rapina violenta ai danni di una settantenne. L'autore è già arrestato lo scorso marzo per un colpo e in realtà, secondo le indagini della squadra mobile, un rapinatore seriale diventato l'incubo di decine di nonnette a Mestre e Venezia negli ultimi mesi. Vediamo. Lo spietato rapinatore che lo scorso marzo è stato arrestato dopo aver rotto la mandibola ad una settantenne a Mestre per rubarle una catena d'oro è un malvivente seriale. La squadra mobile gli attribuisce altre 7 rapine e sta indagando su un'altra decina di episodi. Si chiama Julian Gabriel Croitor, è un rumeno di 28 anni e in queste immagini catturate da una telecamera nascosta il 28 novembre scorso lo si vede tristemente all'opera. Spietato, efferato ed anche vigliacco, prende a pugni la donna che gli aveva aperto il portone pensando fosse un condomino. Violenza gratuita, sarebbe riuscito ad avere comunque ragione dell'anziana senza procurarle un trauma facciale. Reato odioso perché sceglieva appunto le vittime tra le persone, tra donne, tutte donne ultra settantenni, in un paio di casi anche delle 85enni. Oltre che odioso, vigliacco perché, ripeto, un ragazzo di un 28enne di 1,85 m che infierisce appunto su signore anziane che non possono porre la benché minima resistenza o opposizione, le brutalizzava. In un caso addirittura una signora è stata ricoverata in ospedale con trauma facciale ed occipitale. Non aveva precedenti ed era molto abile a tenersi nascosto, ma la telecamera lo ha inchiodato. Anche se il volto non è riconoscibile, nel video si nota chiaramente che appoggia una mano sulla porta dell'ascensore e con quelle impronte la polizia lo ha incastrato. Per trovarlo è stata sufficiente un'indagine presso alcuni compro-oro, dove sono stati trovati 10 monili rubati in rapina e messi a segno ai danni di anziane, tra Corso del Popolo e Piazzale Candiani, nell'ottobre e nel novembre scorso. La squadra mobile sospetta che sia responsabile di altre 6 rapine a Mestre e di 4 a Venezia. E sulla vicenda è intervenuto oggi anche l'assessore comunale di Venezia, Gianfranco Bettin, che è intervenuto contro i tagli ai mezzi della polizia, che riesce ad ottenere risultati pur operando in condizioni difficili. Ha ricordato la recente denuncia delle organizzazioni sindacali, secondo cui delle 5 pattuglie previste a Mestre ne circolano solo 3, a causa della mancanza di fondi per riparare le auto in quell'occasione. Le organizzazioni sindacali avevano anche posto l'accento sui fondi che invece erano giunti tempestivamente per la sicurezza del capo dello Stato in visita a Venezia.
E un'altra notizia di cronaca nera da tessere. I funzionari delle dogane hanno stroncato all'aeroporto la truffa sui cellulari gestita da un cinese. Assieme alle fiamme gialle, i doganieri hanno intercettato un carico sospetto di smartphone senza marchio. Si trattava di 1.400 pezzi, componenti per telefoni che sono serviti per produrre 800 cellulari contraffatti che sono stati sequestrati. Il cittadino cinese è stato denunciato per frode ed evasione dei diritti doganali. E passiamo ad un altro argomento, perché continua il braccio di ferro fra comune e regione circa il piano territoriale regionale, che non prevede lo sviluppo, diciamo così, di Porto Marghera, ma lo relega al solo ruolo, scusate, cantieristico. Vediamo. Continua il braccio di ferro fra la Regione e il Comune per la variante al piano territoriale regionale di coordinamento, che vedrebbe Porto Marghera come un'area dedicata esclusivamente alla cantieristica, senza tener conto della logistica, dello sviluppo industriale o di quello del porto. E il Comune dunque presenta ricorso al Capo dello Stato. Scelte urbanistiche abnormi, secondo l'assessore Ferrazzi, che la città non vuole. 10 tavole che compongono la delibera per la variante al piano, e in cui Porto Marghera e le imposizioni in essa contenute contrastano con il PAT appena approvato dal Comune. Una serie di interventi, quelli contenuti nel PTRC, che vanno dalla sublagunare prevista con 2 linee per collegare anche l'aeroporto con Venezia, Lido, Cavallino, Tre Porti e Chioggia, fino all'alta velocità ferroviaria in tunnel, anche se ad abbandonare l'idea è stato lo stesso commissario della TAV. Insomma, più che una variante, secondo il Comune, un vero e proprio nuovo piano, che però va a bloccare, secondo l'assessore Ferrazzi e il Comune stesso, l'intero sviluppo di Porto Marghera. E intanto Venezia continua a mungere l'industria del turismo, e a settembre la città è stata la più cara d'Europa, secondo l'osservatorio prezzi degli alberghi del motore di ricerca Trivago. Secondo la speciale classifica sulle mete più richieste, stilata dai turisti che fanno pervenire i loro pareri al Trivago, il costo di una camera d'hotel ha subito un balzo, portando il costo medio per camera a 280 euro la notte. A Monaco di Baviera le stanze costano la metà. Ginevra, che questo mese offre soggiorni, ha solo 239 euro a notte. Terza posizione fra le metropoli più care, occupata da Parigi, che aumenta i prezzi del ben 49% e passa da 144 euro a 214. Ed ora la proposta che arriva dal presidente di Confturismo Veneto, che rilancia l'idea per la candidatura di Venezia per le Olimpiadi non più del 2020 ma del 2024. Vediamo. A poco più di 2 anni dal naufragio delle Olimpiadi in Veneto per il 2020, si comincia già a pensare a quelle del 2024. Ad avere il dente avvelenato, il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, che si dice stufo di vedere in pole position sempre le solite città note, leggi Roma e Milano, e che vorrebbe fra 10 anni poter assistere alle Olimpiadi nella città lagunare in tutto il Veneto. Secondo me, io parto da un presupposto, che sono abbastanza stufo di sentirmi dire che siamo la prima regione turistica italiana, lo siamo effettivamente, siamo la regione più importante per quel che riguarda il turismo, eccetera, e ogni qualvolta c'è qualche manifestazione di livello nazionale, europeo o mondiale, bellamente veniamo snobbati. Già per il 2020 ci fu una corsa che sappiamo tutti come andò a finire e che lasciò con l'amaro in bocca più di qualcuno, ma la speranza a quanto pare è l'ultima a morire, tanto più che se Venezia si diceva pronta già per il 2020, probabilmente lo sarà anche per il 2024. Come logistica generale, io sono rimasto affezionato a quello splendido progetto che era 2020, era perfetto, basterebbe veramente dargli una spolverata, ritirarlo fuori dal cassetto e sarebbe lì. L'intelligenza vorrebbe di provare a fare una candidatura anziché far bocciare Roma per la seconda o terza volta, se non erro negli ultimi anni, seconda volta sarebbe, sì. E provare una candidatura alternativa di grande fascino.
Un rilancio anche per il Veneto, dunque, che a stare in coda proprio non ci sta e auspica di tagliare finalmente il traguardo nella gara con le solite città in lizza. E nonostante la CTV tragga un enorme profitto dai biglietti venduti ai turisti, i tagli alle corse per i pendolari proseguono inesorabili. Vediamo i dettagli nel servizio. Pendolari sul piede di guerra contro la CTV. Tra due giorni, il 12 settembre, parte l'orario invernale e scomparirà la copertura di ben 350 chilometri. Da Mestre a Venezia il malcontento è generale. I tagli, cominciati negli anni scorsi, avevano toccato i comuni più lontani. Ora però il ridimensionamento lambirà anche i comuni della prima cintura. Saranno soppressi ad esempio i collegamenti festivi con l'ospedale di Mirano e ridotte le corse serali a Mirano, Scorzeno, Ale e Mogliano. Si tratta di linee finanziate dalla provincia di Venezia e i tagli sono stati concordati proprio con Cacornair. L'azienda si difende spiegando che si tratta di corse che raccoglievano meno di 5 passeggeri. A Mestre saranno posticipati alcuni orari delle linee 19 e 5 e a Venezia saranno ridotti i collegamenti della linea 2 con il Lido. Gli abbonati non intendono rimanere con le mani in mano e stanno pensando ad azioni estreme come lo sciopero. È già nato un gruppo su Facebook che propone la protesta a 6.000 iscritti. L'ultima spiaggia, in attesa che sortisca qualche effetto, la petizione firmata finora da 3.000 persone. I moduli sono stati distribuiti in negozi e bar del centro storico veneziano. Le firme saranno consegnate al sindaco di Venezia, dato che è il comune ad aver ordinato la ristrutturazione di ACTV. C'è però anche una buona notizia. Entro ottobre una delle due corse, l'ora, della linea 20 da Piazzale Cialdini a Mestre, arriverà a Martellago Capolinea. Il taglio di quel servizio aveva provocato una sollevazione popolare. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con le notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. A tener banco oggi il tema del risparmio e poi la pubblica amministrazione sempre più al passo con i tempi e ancora il prolungarsi grazie al bel tempo della stagione balneare. Da Bibione a Sottomarina esultano le principali località balneari veneziane, spiagge affollate anche a settembre, in particolare a Jesolo, quasi al completo nelle varie strutture ricettive, un provvidenziale risarcimento ai mesi di maggio e giugno persi per il maltempo. Avanti di questo passo, la stagione potrebbe continuare fino a metà ottobre. Il fascino intramontabile della Riviera Fiorita. Nella seconda domenica di settembre 130.000 persone hanno affollato le rive del Naviglio Brenta per la rievocazione dell'incontro fra il doge Alvise Mocenigo ed Enrico III di Francia. Oltre 100 le imbarcazioni in corteo da Strada Malcontenta, la gran parte proveniente dalla regata storica di Venezia. I vigili urbani di Treviso a lezione di inglese. La giunta comunale ha deciso di avviare corsi di lingua inglese per tutto il personale. Si parte da gennaio prossimo con gli agenti di polizia municipale che più di altri hanno bisogno di sapersela cavare per dare indicazioni ai turisti o in caso di soccorso a cittadini stranieri coinvolti in incidenti. Ancora telecamere contro la microcriminalità. A Mogliano ne sono in arrivo 8 per un totale di 30.000 euro. L'obiettivo del comune è di rendere più sicure contro furti, scippi e atti vandalici alcune zone da Bollino Rosso. Gli occhi elettronici sorveglieranno l'area del centro giovani, la stazione, parco di Villa Longobardi e il vicino asilo. A Padova, oltre un centinaio di cittadini ha già firmato negli uffici elettorali del comune in piazza Capitaniato per modificare la legge Merlin. La raccolta di firme per riaprire le case chiuse scadrà il prossimo 30 settembre. Per firmare è necessario presentarsi con un documento di identità. A livello nazionale servono 500.000 firme. Legnaro vuol tagliare la bolletta della luce e allora promuove un'indagine di mercato per individuare un nuovo fornitore. L'obiettivo è naturalmente quello di risparmiare, visto che l'attuale contratto è in scadenza. Per l'occasione, il comune provvederà a rinnovare anche il parco luci, sostituendo le vecchie lampadine con il LED. Un negoziante mestrino si è scoperto scrittore grazie al ballo, la storia di un esordio letterario davvero sui generis nel nostro servizio. Vediamo.
salsa e scrittura come antidoto al vuoto che mangia l'anima. Per Giorgio Girace, il miscuglio di due sostanze così diverse ha funzionato alla grande, visto che questo cinquantenne mestrino, sempre in movimento e sempre col sorriso, è il ritratto stesso dell'ottimismo. Ma niente piove dal cielo e Giorgio ha deciso di raccontare tutte le fasi della sua conquista in un libro, Salsa, Baciata e altre tentazioni. Il libro l'ho scritto perché per riempire un po' i miei vuoti psicologici, nel senso che io ho frequentato questa scuola di ballo, la quale mi ha dato molto, era un periodo in cui ero anche single. Quindi il ballo aiuta? Il ballo aiuta in tanti sensi. Aiuta sia a passare il tempo, sia anche a far ginnastica, a mantenere il corpo attivo e nella conoscenza, nel confronto dell'altrui sesso. La scoperta del ballo come strumento di conoscenza è stata per Giorgio una vera e propria folgorazione, un'esperienza davvero eccitante, come emerge dalla narrazione, scorrevole e sapida. Al ritmo latino ballavano alcune coppie, una di queste mi incuriosì per la sua ambivalenza. L'uomo, tutto sudato, si dannava nel suo intento. Aveva un'espressione quasi malefica, come fosse il fauno che tentava di concupire la sua preda. Ma lei, la preda, con estrema noncuranza e anzi masticando sfacciatamente in ciunga, si lasciava passivamente ballare. Salsa, Baciata e altre tentazioni. Possiamo definirlo un libro leggero o impegnato? È una domanda che non è facile rispondere. Cioè, chi l'ha letto, tante persone l'hanno già letto, hanno definito che è un genere di scrittura abbastanza scorrevole. Se l'hanno detto loro sarà anche vero. Ma anche è vero che è impegnativo, perché ogni tanto mi soffermo in qualche divagazione psicologica. L'opera prima di Giorgio Girace si inserisce nel fenomeno di travolgente popolarità dei ritmi latinoamericani in Italia. Il nostro paese è addirittura primo in Europa per ballerini di salsa. Il motivo di tanto interesse è presto detto: questo ballo avvicina le persone, scatenando la loro sensualità. La salsa è un bel ballo, è voluttuoso, è sensuale e lo consiglio a tutti, anche perché avvicina fisicamente le persone. Giorgio Girace è uno scrittore per hobby, ma non per bisogno di evadere da un lavoro frustrante. Al contrario, la sua attività l'ha sicuramente aiutato, visto che libri e dischi sono il suo pane quotidiano. Ho un'attività, un negozio, sito a Mestre, in via Miranese 73, il quale la mia attività è quella di trattare gli articoli usati, di riproporre il vintage. Quindi anche tanti libri? Tanti libri, tanta musica, tanta letteratura, ho tanti libri, a me piacciono, mi piace molto leggere. Vogliamo anche sapere quali sono i suoi autori preferiti a questo punto. Io mi sono ispirato più che altro al maestro Bukowski e poi tutti gli scrittori della New Beat Generation. Abbiamo Burroughs, abbiamo Kerouac che ha scritto sulla strada. Dove si può acquistare, dove si può trovare? Questo libro è edito dalla Chaos Sfera. Lo si può trovare quindi su www.caosfera.it, ma anche nei portali, nei siti della Mondadori e della Feltrinelli. Tra l'altro il libro affronta anche questioni, diciamo, prosaiche, ma non secondarie, come per esempio il mal di schiena. Mal di schiena perché è riportato anche nel libro che sono stato affetto da una dolorosissima ernia che mi ha accompagnato fino alla fine. E comunque il ballo ha contribuito a alleggerirmi questo mal di schiena. Non sappiamo se oggi Giorgio si senta più scrittore o ballerino. Di certo sappiamo che ha già nel cassetto un altro libro, mentre le sue gambe, quelle continuano a battere il tempo. A questo punto Giorgio Girace che cosa dice di prendere commiato dai nostri telespettatori con un passo di danza? Mi prende la sprovvista, però devo essere sincero, ho qui accanto a noi, che non si vede, mia figlia che ha 14 anni. A grande richiesta, allora Giorgio e Noemi si esibiscono in che cosa? Facciamo un dille che no.
Al momento del nostro consueto appuntamento con qui redazione, in linea con noi Tiziano Graziottin della redazione del Gazzettino. Ciao Tiziano, allora su quale notizia state lavorando? Ma in realtà stiamo lavorando su due notizie decisamente interessanti. La prima è l'arresto di, cioè, o meglio, l'attribuzione a un rapinatore già in carcere di ben 7 rapine violente avvenute tra Mestre e Venezia. La cosa, diciamo, sulla quale investiremo un po' di più è che proprio la prima rapina di cui almeno parlarono i giornali, anzi ne parlò solo il Gazzettino perché fu una nostra esclusiva, avvenne il 28 novembre scorso ai danni di una signora di Corso del Popolo che stava rientrando a casa. Ebbene, la ricorderemo soprattutto questo aspetto, perché proprio quella signora, la vittima, telefonò al Gazzettino qualche giorno dopo il fatto per chiedersi e chiedere in sostanza all'opinione pubblica il perché di tanta violenza, perché era stata aggredita, diceva, insomma, bastava che mi chiedesse quello che voleva, io ovviamente non avrei fatto nessuna resistenza, invece mi ha picchiato in malo modo, e quindi, insomma, ci sembrava giusto ricordare anche questo aspetto, perché poi sono state, purtroppo abbiamo scoperto per le investigazioni della polizia, certo, sono state tante le persone che sono state così malmenate. Certo. Grazie ancora a Tiziano Graziottin del Gazzettino e passiamo ad un'altra nostra consueta rubrica, Non ne posso più, con Edoardo Sivori. L'invito è a voi telespettatori a scriverci di che cosa non ne potete più. Sentiamo. Cari amici, siamo veramente fortunati. Sì, ve lo posso assicurare, siamo fortunati perché? Perché, come vedete alle mie spalle, la Sacra Famiglia, che anche per chi non crede è un simbolo, oggi abbiamo pensato, non avendo altro a cui pensare, a modificargli il nome. Non è più Padre nostro che sei nei cieli. No, 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 ha sbagliato Gesù. Gesù doveva dire Genitore uno che sei nei cieli. E Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. No, Genitrice due, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ma, insomma, non è per cattiveria. Genitore uno e Genitore due per non fare differenze? E chi sarà uno e chi sarà due? Perché c'è differenza anche tra uno e due. Voglio dire, va bene tutto, va bene che vogliamo avanzare il progresso, tutto quello che vi pare, ma una madre, un padre, saranno sempre una madre e un padre. Noi li possiamo chiamare anche Arturo e Zoe, ma saranno sempre una madre e un padre. E se vogliamo continuare a perdere tempo con queste cose, è come se qualcuno, non avendo da mangiare, non avendo lavoro, avendo una marea di problemi, non riuscendo ad avere nemmeno una casa, vivendo sotto i ponti, però vuole brindare con lo champagnino. Dai, per piacere, pensiamo ai problemi seri, poi al di più ci andremo a pensare quando tutti staremo bene, quando tutti avremo un lavoro, un'assistenza sociale, una sicurezza, eccetera. Padre nostro che sei nei cieli, Santa Maria, Madre di Dio, non Genitore uno e Genitore due. Dio, ribellati! È il momento delle previsioni meteo, vediamo allora insieme che tempo farà nei prossimi giorni.
Mercoledì 11 settembre, cielo perturbato su Venezia con piogge schiarite, precipitazioni anche a carattere di rovescio, massime intorno ai 19 gradi, mare da poco mosso a mosso. Sul resto del Veneto tempo instabile con piogge discontinue e temperature in discesa. Giovedì 12 settembre, nuvolosità variabile con residui piovaschi, minime in abbassamento, massime in risalita, comprese fra i 13 e 22 gradi, mare poco mosso. Venerdì 13 settembre, poco nuvoloso, non piove, valori notturni in diminuzione, diurni in rialzo. La marea di mercoledì 11 settembre è normale, la massima alle 14.45 65 cm, la minima alle 22 10 cm. Salutiamo gli amici telespettatori che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20.30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.